di quelli che abbiamo intervistato fino adesso è il più giovane, questo ragazzo che vedete qui davanti a me, che si chiama Tommaso Marone. Vuoi dirci anche quanti anni hai, Tommaso? 16, 16 16 anni. Io anni. penso che tu sei veramente fino adesso quello più giovane a cui abbiamo dato questo spazio in generazione social. Bene, Tommaso Marone, 16 anni, quindi è un ragazzo che va ancora a scuola, è un ragazzo che ha davvero tanta volontà e tanta voglia di fare qualsiasi cosa gli possa capitare, ma la sua passione, abbiamo capito, possiamo dire qualche mese o qualche anno. Diciamo che la passione ce l'hai sempre avuta, forse sì, adesso da qualche anno più o da meno qualche anno ti sei deciso, poi ci di spiegherai anche chi è stato, perché io sì. so che c'è anche un mentore di questa cosa. Allora, Tommaso, è uno che crea musica, possiamo dire così? Sì, Crea sono un musica. DJ, poi sono DJ. applicato alla produzione, Con me sfondi una certo. porta aperta perché io ho fatto parte di quelli dagli antipodi dei Lo DJ, so. quelli radiofonici, ci chiamavano speaker più che altro che DJ. DJ erano quelli che andavano in discoteca e manovravano con i Insomma, piatti, gestivano la serata. quello che fai tu. Solo che la fortuna tua adesso è di quelli che fanno questa cosa che fai tu, è di avere a disposizione tanta tecnologia che Tanta vi aiuta tecnologia e molto. tanto, tanto progresso che ci ha portato appunto Mentre noi purtroppo dovevamo arrangiarci con due semplici piatti e dovevamo stare attenti e anche un con mixer. e col mixer, e dovevamo stare attenti a farli partire bene, a Eh mixarli beh, bene, beh, insomma giusto, anche lì quello è era un'arte tempo. quella. Erano altri Va tempi. bene, ma veniamo a noi, quelli erano altri tempi, giustamente come dici tu. Allora, tu. Iniziamo, partiamo dall'inizio. Quando e a che età hai avuto questa folgorazione, possiamo dirla così, Della per musica la proprio musica? dall'inizio all'inizio. Sì, Allora, diciamo. andavo alle elementari, quindi ero abbastanza piccolo e già all'elementare ascoltavo musica molto 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 vecchia rispetto a quella odierna degli anni, quindi parlo di una commerciale che insomma si girava tra il 2000 e 2011-2012, Chi quegli era al anni lì. momento che andava per la maggiore in quel periodo? C'erano, non lo so, tanti artisti Che ti ricordi, uno che è un particolare? internazionali, c'era Justin Timberlake, Bruno Mars, Per noi era già un'altra Beyoncé, generazione. Noi insomma, eravamo fermi generazioni dopo, c'erano tanti artisti che hanno lasciato un segno in quegli anni, dal 2010 in poi, che poi sono stati gli anni dove la musica ha avuto un progresso elettronico anche per quanto riguarda le tecniche. E insomma ho avuto questo incontro con la musica all'elementare appunto e ascoltavo musica vecchia anni 80, anni 70, anche anni 90, però ascoltavo anche musica di nicchia però del momento, ad esempio, non so, l'R&B più evoluto, quindi New Jack Swing e niente, poi Noi eravamo rimasti a Donna Summer, Donna quindi Summer, Stevie Wonder, insomma, io già ascoltavo quegli artisti lì. Poi ho avuto proprio l'illuminazione con tanti gruppi disco, proprio sempre in quegli anni, per esempio gli Earth, Wind & Fire, Kool & The Gang, Casey, insomma, ti Sunshine sei Band, buttato insomma, anche sul stavo classico di una già, volta, in tocca oppure a esempio cioè, il singolo artista che è il mio preferito, Michael Jackson, proprio ai livelli massimi, Anche che è tuttora il mio noi preferito. mettevamo quella Eh musica, sì, anche è se giusto, per noi era era già. musica, insomma. E quindi allora negli anni, diciamo, intorno agli anni 2000, 90, Questa è no, 99. la musica che ascoltavo, sì, Sì, già. ma tu eri in quegli anni là, facevi gli elementari, quindi perché hai 16 No, anni, quindi nel 2000 2000 qualcosa. 2013 più o meno, sì. Eh sì, Insomma, io ero un po' indietro con gli volevo. anni, però Però ero diciamo, piccolo. perfetto. Insomma, sì. Vabbè, comunque ascoltavi Sì. comunque, ti piaceva musica di qualità perché Sì, c'è stata anche quella giustamente. della Ma qualità. me ne sono reso conto a un certo punto perché mi chiedevo come mai io ascolto questo e gli altri no? Poi, beh, avevo sempre amici che andavano alla ricerca di questi generi un po' più trasgressivi che poi erano tipo il metal rock, l'heavy metal, queste cose, insomma, metalliche. Cosa che prima, per esempio, la musica elettronica era considerata trasgressiva, quindi parliamo della dance che era musica molto da discoteca, quindi
robe che erano di nicchia, insomma. Poi è diventata commerciale poi, con gli anni. Senti un po', mentre invece non ti interessa proprio quella che sembra che sia al momento il fenomeno del rap, queste cose, questo genere di musica. Allora, quelle cose no. Però la musica, diciamo, la musica rap, preferisco la molta musica italiana, però sempre gli anni passati. Però preferisco il rap più estero, quindi sto parlando dell'America. Senti, abbiamo detto hai incontrato questo tipo di musica, però per fare quello che stai facendo tu adesso hai avuto anche qualche altro incontro praticamente. È un importante incontro e io so che ti riferisci. Che mi ha permesso mi ha aperto una porta e io sono entrato e ho visto 300, sono 400, 500 porte, tutte aperte, perché poi giustamente erano già aperte. E l'incontro è stato qui, in questo posto, sì. E ero con mamma, perché mi ha accompagnato, mi ha detto andiamo. Quindi, ti ho portato in un posto di ricordo. Sì, esattamente. E mi sono seduto e davanti a me c'era Mark Di Meo, che è il mio grande mentore, nonché amico, grande amico. E anzi, se lui ci vedrà, salutiamolo, perché lui in questo momento è in una forma di lockdown davvero imperioso da quelle parti dove sta lui in California. Lì, sì, c'è una brutta situazione. L'ho avuto anch'io ospite qui, che abbiamo fatto quando era qui, proprio pochi giorni prima di quell'evento estivo. Sì, esattamente, sì. Quindi allora Mark Di Meo è stato il tuo mentore? C'è stato questo, no, proprio... lo è ancora, però è ancora. C'è stato questo incontro, abbiamo parlato, dopo una grande chiacchierata è nata una scintilla che arde ancora. Che certo. Arde ancora perché lui certo, Mark Di Meo sta davvero facendo, adesso è stato frenato anche lui, sì. Come tutti quanti. Da questa pandemia, però i suoi successi sono sotto gli occhi di tutti, anche perché lui, la sua produzione musicale è sempre ai primi posti, a livelli proprio mondiali, insomma, davvero successo che ci inorgoglisce, perché è un ragazzo di Termoli che io conosco anch'io da bambino, tra l'altro andavo a scuola anche con mia figlia alle elementari, sì. Quindi lo conosco proprio da quando è nato. Come anche suo fratello, del resto. Poi, ecco, lui è davvero... A lui gli si è aperto il portone americano, sì, e adesso poi fa aprire anche tante altre porte. Per la sua bravura e il suo carisma, senz'altro. C'è davvero un qualcosa di eccezionale. L'ultima volta che l'ho sentito aveva appena fatto registrare una cosa di una televisione sudafricana, qualcosa del genere. Sì. Quindi so quanto è apprezzato nel mondo della musica e delle produzioni, ma produzioni davvero importanti. Che ha collaborato con tanti artisti. Senti, tu hai avuto un momento di lancio anche per farti conoscere meglio, diciamo a Termoli ma sì. In questa occasione poi ho avuto questo momento di lancio sempre grazie a lui e ho iniziato a suonare a Termoli. Il primo evento che ho fatto è stato al Mistral e l'edizione Mistral with the Love, tutti quanti, sì. C'erano tanti artisti, c'erano internazionali e sempre è passato un anno che ho visto, cioè ho visto cose che per me erano, cioè, non le immaginavo. Il secondo anno, che è stato quello più bello, perché ho incontrato persone importantissime. Per esempio, ho avuto l'onore di conoscere Hector Romero, che è venuto, che ha portato Mark. È una grandissima persona. Lui c'è un'altra persona che... Sì. Poi ho avuto anche Kenny Carpenter allo Studio 54 di New York, quindi altro personaggio importante, insomma, ci ha portato tanti artisti importanti della musica house. Questo incontro ti ha cambiato letteralmente la vita, sì. In questo senso, perché ti ha spianato la strada verso una cosa che a te, abbiamo capito, che ti è sempre piaciuto, però sì. Però ancora vederla più da vicino, cioè certo, entrando, cioè a capire
meccanismi, i segreti, ritmi, tutte quante tutto le quanto. cose esilaranti, insomma. Senti, poi ti sei anche dato da fare durante il lockdown, Sì, mi sono andato visto da le tue fare. dirette Mi sono Facebook andato da fare ormai. perché è l'unica cosa che si No, no, poteva fare in quel momento. ma è stato anche Beh, da cioè, certo, questo punto di sicuramente vista è per. stato un aiuto anche per te in questo tutto il Sì. periodo, perché nessuno vorrebbe ripercorrere, anche se ci stiamo avvicinando a grandi passi, devo dire, Allora, di il nuovo. lockdown è stato un periodo brutto per tutti quanti, per Tutti. l'Italia, per noi, per tutti quanti. Però, da un punto di vista musicale, la musica ha fatto tanto per tutte le persone che erano a casa, erano da sole, non potevano uscire. La musica ha aiutato, è una terapia. E, cioè, è stato anche il modo, cioè, ha dato modo alla musica di nicchia di uscire fuori ed essere apprezzato ancora di più. Perché, per esempio, io questo genere, Soulful House, la Soulful House che produco e che suono anche, nonché il genere anche che Marco ha portato in alto, è un genere che nella musica house è molto apprezzato, cioè è ricercato. Ma anche nei club più grandi del mondo, tipo, non so, situati a Ibiza, ovunque. Ma ecco, ti volevo dire, ciò che purtroppo non è potuto essere per quanto riguarda chi faceva teatro, chi faceva cinema, chi faceva televisione per poter portare avanti produzioni, invece il lockdown ha permesso a chi fa Però musica. giustamente per la musica è stata anche per i produttori e i DJ è stata una sofferenza Certo, perché perché non dietro alla potevano. produzione c'è il disco che viene lanciato e poi c'è il DJ Indubbiamente oppure lo stesso produttore che è un DJ, quindi coesiste in tutti e due i ruoli che lo pubblicizza in discoteca. non potevano essere fatti concerti per farsi conoscere meglio al grosso pubblico, però almeno in questo caso, come dicevi tu appunto, anche attraverso i social, attraverso le diavolerie tecnologiche, Tutto una la quanto, eh sì. musica la poteva comunque ascoltare durante il lockdown. Ciò che non Certamente. potevi fare andare al cinema o andare a Eh sì. teatro, lì hanno sofferto e stanno ancora soffrendo parecchio Tante persone. tante persone, però la musica in questo caso si può ascoltare anche stando seduti comodamente in poltrona, basta che ti colleghi con una piattaforma, E poi adesso senti, poi giusto. le Hi-fi, stereo, tutto, piattaforme, cioè tutto vabbè. quanto, Quindi, telefonini. allora a te che cosa ti serve per produrre musica? Dai, qualche strumentazione anche per far sapere, magari qualche Allora. ragazzo che ti ascolta che magari ha voglia di incrementare la colonia. Eh beh, Certo. allora la musica, cioè Adesso, per in la questo momento, produzione, per fare questo che perché fai tu. adesso c'è tutta una produzione elettronica dietro e beh, certamente l'ausilio di un computer, il computer è la cosa più importante, poi un buon impianto comunque di riproduzione, quindi stereo, e poi anche, non lo so, strumenti. Collegati, quindi strumenti collegati al computer che danno la possibilità di riprodurre tracce che poi costruite, messe insieme, vai a fare, non lo so, la tua idea nella testa. E appunto, sì, sono idee che vengono poi. Quindi allora, strumentazione, la prima cosa il computer, Il ricapitoliamo. Se computer non hai quello non puoi andare da nessuna è. Non puoi andare da parte. nessuna Non puoi parte. iniziare No, tutto. giustamente, Poi. per adesso, cioè dico adesso, però ci sono anche quelli, i grandi produttori che producono, c'è sempre il computer di mezzo, sempre le strumentazioni. Poi ci sono la console, il mixer, quei, diciamo, Sì, noi quelli avevamo i piatti, voi invece quelli adesso avete i magari più in uno lettori, studio, eh sì, queste. quelli magari per suonare, cioè per, non lo so, campionare qualcosa, però i mixer, cioè tutti quei mixer grandi, quei canali, là parliamo più di studi dove sono grandi Devo produttori che. dire che se noi avevamo meno strumentazione elettronica come invece di quella che avete voi, dovevamo arrangiarci col piatto, farlo partire sul solco, col Sì. disco e stare attenti a non farli fare, cioè all'inizio deve partire proprio il disco per dire, era già abbastanza difficile se Sì. non eri pratico. Mentre voi, magari schiacciando un bottone, riuscite a fare il mix di un disco all'altro, insomma, il passaggio, Beh, sì, o no, però pressappoco. comunque, cioè, mi dico sempre che o con il piatto, o con un controller, o con un lettore, cioè un lettore, quindi un CDJ, la bravura del DJ cioè, è unica. Cioè, nel senso. Se tu sei bravo a farlo con il piatto, devi essere proprio, cioè, devi proprio, non dico nascere, però il DJ, cioè, colui che suona, se è bravo, è bravo con tutto, cioè, riesce a usare tecnologia, analogico, tutto.
quindi tu saresti in grado di farlo anche con i piatti di una volta, questo lavoro che fai oggi. No, Ci hai vabbè, provato qualche volta? ci ho provato, E come ti sì, risulta? Facile o difficile? no, meglio, cioè, Bene. Magari così fa. comunque, cioè, essendo un nativo digitale, quindi sono nella generazione, cioè, comunque, però lo apprezzo tanto, cioè, è difficile, ma lo apprezzo tanto perché la musica analogica è la musica vera, cioè, che è marcata dal Mi solco dico, e si sente ecco, proprio è il certo, suono naturale che viene, però io preferisco il vinile è ecco, il proprio... vinile dicono sempre che sia ancora la cosa più ricercata, anche tanto che chi ha tanti dischi in vinile c'ha un tesoro in Io casa. non, io non suono in vinile, però i vinili, cioè non è che li colleziono, però ci tengo molto, infatti ne ho parecchi, cioè ne ho tanti, ovviamente, Se quindi riuscivi li a tengo come i venire, figli. se venivi in radio anche quando c'era il tuo grande zio Marco con noi, se venivi a vedere quello che avevamo noi ti mettevi paura. Avevamo degli Non scaffali mi pieni di dischi, immagino. 45 È un po' e tremendo. 33 giri, quindi una cosa. E io, diciamo, ancora conservato un po' di quella musica, perché allora mi facevo arrivare da Roma ogni mese un pacco di dischi. Oppure dal famoso negozio Starimi, Disco Più, Cioè, che... il vinile ha un suo fascino, No, devo dirlo. cioè, ha proprio il suo fascino unico. Quindi, la tecnologia è bella perché ti permette di fare tante Ma il belle vinile non c'è cose, niente da però tu fare, rimane il quando mettevi vinile. la cuffia in preascolto e preparavi il solco con la puntina sul solco e la facevi Sono partire emozioni diverse, sono proprio con emozioni. l'ultimo piatto che ho usato io in radio era un Technics di quelli con la lucetta che insomma dava la posizione Chi giusta, si alza, sì, se premi si sì. alza, sì. Qualcosa di quello partiva proprio in velocità normale, mentre gli altri, quelli un po' più antichi, dovevi proprio stare attento a non fargli fare quel antipatico e poi Sì, se partiva. No, no partiva. lì era proprio antipaticissimo Lo farlo so, ascoltare, però lo la so. bravura stava proprio non farlo partire. Quindi allora, che cosa hai in programma? Beh, adesso in questo momento programmi non se ne possono fare, Allora. tu fai sempre qualcosa a livello social o anche se hai fatto qualche serata da quest'estate adesso, fino a che... Allora, quest'estate mi sono tra virgolette bloccato, infatti ho potuto fare solamente un evento, un mini Anche perché di evento, un feste non piccolo se ne evento, facevano una tante. serata, e ho avuto il piacere di suonare almeno all'aperto perché cioè, stavo a casa, stavo proprio perché non, giustamente non è tornato nessuno e se non c'è il gruppo Vabbè, certo, non, davvero. perché il gruppo è più bello. E ho suonato solamente una volta o due, una volta o due più o meno, e poi niente, insomma, siamo tornati al punto di partenza, quindi con Poi la scuola. la Però scuola per il momento sto sempre con la produzione, quindi piano piano, quando mi vengono ti idee, senti ogni produco. tanto Poi con sì, Marco? mi Ti sento, senti? sì, mi Ti sento dà con ancora ti dà Marco. dei consigli come poter Certo, andare avanti? poi ovviamente collaboriamo perché poi per loro, cioè, ma mi mandano tutto materiali, io produco poi. Certo, ovviamente. E senti, a casa questa tua passione l'hanno, diciamo, Molto aiutata o l'hanno apprezzata. sicuramente non osteggiata, perché conoscendo i tuoi genitori non era No, possibile una no, cosa del no, genere. no. E hai anche una sorella, Federica, ma Sì? lei non si interessa di queste cose, non ti dà No, o invece fa mi tutt'altro? No. appoggia. No, vabbè, sì, la musica le piace, mi appoggia tanto e è sempre sul pezzo, come si Una dice PR adesso. per te, insomma, Eh? è una PR per Eh sì, è una PR, esattamente, sì, c'è sempre, te. però Certo, va bene. anche i miei genitori Lo so, per questo che mi hanno dovrebbe... sempre supportato, tutti e due, mia padre, mia Quando madre, mio padre. parlo qualche volta con tua mamma e tuo papà, devo dire che gli brillano gli occhi, anche se non li vedo, lo so che gli Perché comunque brillano. c'è... Vedono la passione che Eh metti sì, e la voglia che c'è. Quando uno ha passione, perché quando c'hai voglia e c'hai questa, hai diciamo, tante cose, tante sì. cose da fare, tutto si sa che deve essere così, perché Sì. poi i profitti sono anche buoni quelli scolastici, non penso siano No, no, no. sono tranquilli, Sto tranquillo, sì. conoscendoti sono tranquilli, quindi è giusto anche che tu abbia delle divagazioni in questo senso. E sono divagazioni belle, perché la musica, poi ne parli con me, È una lingua, la musica è una con me lingua, è un modo di... sfondi una porta aperta. Io rifarei radio dalla mattina alla sera, anche adesso subito, se mi capitasse, se l'opportunità. E quindi la musica apre orizzonti, apre vie, apre situazioni, apre importanti anche opportunità anche di lavoro, se uno vuole, insomma, Se uno indubbiamente. poi, cioè, se
sta sempre aggiornato, che va sempre Certo. avanti, poi diventa Poi se c'hai veramente. degli amici o dei collaboratori o dei mentori come Mark, Eh beh. allora la strada è ancora più spianata, Sì, secondo è me. stata spianata, sì. Quindi avere di fronte un ragazzo giovanissimo di 16 anni, quindi praticamente proprio un ragazzino, scusa, ma tra virgolette, ma Io sei. in pubblico, quando la prima volta ci sono incontrati, mi sa che l'ho già detto, a 13-14 anni ho iniziato, quindi Ancora 3 anni prima, fa. insomma, quindi proprio da ragazzino, ma ragazzino che sa il fatto suo, insomma, non è Sì. uno così, insomma. Quindi sapere che c'è anche a Termoli gente come te, come anche altri che ho conosciuto prima di te, che conoscerò mano a mano che facciamo questa bella iniziativa che stiamo portando avanti con Termoli Online, mi fa sommamente piacere, soprattutto perché poi conoscendoti bene, fin da quando eri ancora proprio piccolo piccolo, la cosa mi riempie di orgoglio come termolese, e poi so che stai in buone mani sotto questo punto di vista, quindi con Mark che di nuovo salutiamo dove lui sta in Salutiamo questo Marche, momento. sì. Niente, tienici al corrente di quello che farai, di quello che tu porterai avanti, se farai anche qualche produzione importante devi farcelo Lo sapere spero, perché sì. noi gli daremo il giusto merito e naturalmente continua a fare quello che hai sempre fatto, anche al di fuori della Sempre, musica, però con perché tanta passione. La passione è la prima ma chiave. quello è La proprio il passione, il segreto di tutto è carisma, quello, avere la passione e fare l'umiltà e sono. male. Poi il resto viene da solo, ma Tommaso, Per il quindi. resto viene, sì. Tommy Quindi c'hai un nome d'arte tu? Marone. Tommy Marone, beh, insomma, un Cioè, classico senza fronzoli, no, non ci insomma. ho messo. No, perché sai, magari qualcuno anche, per esempio, gli altri ragazzi, Fausto Apposta, Ah, sì, Zuma, Fausto. l'altro ragazzo che aveva fatto pure altri dischi, Gianmarco Ah, Parente, Gianmarco, sì. che appunto The Sì. Skate, che anche lui è. Insomma, però tu, Tommy Marone, No, perfetto. Tommy Quindi, se Marone. vuoi, lui è Tommy Marone e basta. Già, perché così poi mi hanno iniziato a Ma riconoscere suona, Tommy devo dire che Marone. suona anche bene, No, credo. suona Suona bene. anche All'inizio, poi Tommy musicalmente suona Marone, bene, quindi vai Tommy tranquillo. Bene, un saluto a Tommy che ci è stato qui con noi per questo nuovo appuntamento di Generazione Social e un saluto ai tuoi cari, un saluto a tutti i Saluto a tuoi tutti. amici, a tutti coloro, i tuoi compagni di scuola che dicono di questa tua avventura musicale? Ti Ma seguono sui social, no? sì. Hai i No, fans in questo senso, no? Almeno. sì, di compagni Quanti di scuola, followers, più si che dice altro i così? compagni più stretti, cioè magari gli amici, cioè le persone che conosco, tanti amici sì, mi seguono, però. Senti, quanti follower così a occhio e croce c'hai nelle tue performance? Ma reali, cioè quando li Ma faccio? diciamo che in media, una media, insomma. Ma Tra quelli ci non. sono anch'io, quindi. Non, sinceramente non lo so stimare, No, però dici. vabbè, Hai mai avuto comunque. modo di vedere qualche volta, magari in una tua incursione social, che cosa ha avuto come seguito? Non, Vabbè. no, no, però Però ci sono, insomma. ci sono, Ci sì, sono, ci sì. sono tante persone che scrivono, mi scrivono, ma anche dall'estero, Qual è perché la poi. tua ultima produzione che hai fatto, che hai Un prodotto? remix di Alex Poet, quindi con Natasha Watts. Give Love a Try. Possiamo trovare qualche copia di URL per poterla far ascoltare anche dopo, diciamo, in questo nostro appuntamento? Ci dai tu un Sì, recapito per poter. certo, Ok, certamente, perché poi senz'altro. la leghiamo all'intervista, così Sì, questa è facciamo stata ascoltare. la seconda produzione perché la prima produzione sono due remix e la seconda, la prima, ok, è andata bene. È piaciuta. La seconda è andata bene. È piaciuta anche quella. Noi avremo modo allora di ascoltarla quando Certamente, manderemo in onda senz'altro. l'intervista, quando andrai in onda su Termoli Online l'intervista, avremo allegato anche una tua produzione Certo. musicale, perché almeno il servizio lo facciamo completo. Grazie a Grazie. Tommaso Marone, un Grazie a grazie di voi, un saluto a cuore tutti e in bocca al quanti. lupo per sempre a tutto. Grazie, grazie mille.